Dov'è Biden? Medio Oriente. Cina pronta a sostituire gli USA come potenza mediatrice. Ucraina. La Cina tenta la mediazione. Si apre il fronte artico. Bangladesh, chiuso internet. Cina, terminato il plenum del PCC. Terrorismo, Mosca scopre una pista italiana. Approfondimento delle notizie, oggi in diretta alle 19.30, Levante. Dov'è Biden? Mentre muore, all'età di 99 anni, l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, Joe Biden, scomparso dalle scene dal 17 luglio, ha trasferito l'autorità sul sostegno di Kiev al segretario al Tesoro Janet Yellen e al segretario di Stato Antony Blinken. La domanda che riecheggia nel paese, politicamente allo sbando, è: Joe Biden è ancora vivo? Sono in molti, infatti, a dubitare del Partito Democratico, che ha negato evidenti problemi di salute per 4 anni. Secondo quanto riferisce The Dossier, citando fonti anonime nelle forze dell'ordine statunitensi, Biden avrebbe avuto un'emergenza medica nella settimana scorsa ben diversa dal coronavirus. Sta di fatto che la Casa Bianca ha annullato 9 viaggi già in programma. Il ritorno alla Casa Bianca è invece previsto alle 14.30 di oggi, ora della costa orientale, le 20.30 in Italia. Rinviato anche l'incontro con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, atterrato oggi a Washington, dove è atteso al Congresso. Forse l'incontro si terrà giovedì, forse al posto di Biden ci sarà Harris, nulla è più certo. E il Partito Democratico ora deve risolvere il caso per evitare che il paese e il mondo intero cadano nel caos, se già non lo fossero. A conferma del clima di tensione, Kimberly Chittle, direttrice dei servizi segreti statunitensi, si è dimessa in seguito al tentato assassinio di Donald Trump. Chittle, dopo che in un'udienza al Congresso era stata ritenuta responsabile delle carenze in materia di sicurezza durante l'evento di Trump in Pennsylvania, aveva detto: «La solenne missione dei servizi segreti è quella di proteggere i leader della nostra nazione. Il 13 luglio abbiamo fallito». Intanto Fox News ha chiesto prove concrete sulla vita di Joe Biden. Medio Oriente. Cina pronta a sostituire gli USA come potenza mediatrice. Dal 21 al 23 luglio si sono svolti a Pechino una serie di incontri mediati dal ministro degli esteri cinese Wang Yi tra alcuni dei vertici di Hamas e Fatah, le due principali fazioni palestinesi che, seppur con grandi limitazioni, governano rispettivamente nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. I due gruppi hanno combattuto una guerra civile nel 2007, vinta da Hamas, per il controllo sulla striscia di Gaza. E da allora tutti i tentativi per arrivare a una riconciliazione tra le parti sono falliti. Tra questi va considerato anche l'ultimo incontro che si è tenuto proprio in Cina lo scorso aprile, che ha prodotto come massimo risultato un generico impegno tra le due fazioni a continuare il dialogo per raggiungere l'unità della Palestina. I nuovi colloqui in programma nella Repubblica Popolare si inseriscono in un momento particolare in cui si parla della possibilità della formazione di un governo indipendente sulla striscia per gestire la ricostruzione. La Cina negli ultimi anni ha rafforzato la sua influenza diplomatica in Medio Oriente, come dimostra la sua impronta nell'accordo tra Iran e Arabia Saudita dello scorso anno. E secondo diversi analisti, questo nuovo round di colloqui rientra nel tentativo di Pechino di porsi come una potenza mediatrice sulla scena globale, in alternativa agli Stati Uniti. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha così oggi salutato l'intesa tra 14 diverse fazioni palestinesi sull'istituzione di un governo di riconciliazione nazionale ad interim a Gaza, nella fase successiva alla guerra.
La cosiddetta dichiarazione di Pechino è stata firmata da diversi rappresentanti giunti nella capitale cinese, comprese le delegazioni di Hamas e Fatah. Tutta da verificare la tenuta dell'accordo, ma si tratta comunque di un importante punto diplomatico a favore della Cina. La Cina è da sempre una sostenitrice della soluzione a due stati per Israele e Palestina e in questi mesi di attacchi israeliani su Gaza ha chiesto più volte l'istituzione di una conferenza internazionale di pace. Ucraina. La Cina tenta la mediazione. Martedì 23 luglio è arrivato in Cina il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. La visita durerà fino a venerdì 26 luglio. In un comunicato del ministero degli esteri di Kiev si legge che il principale argomento di discussione sarà la ricerca di soluzioni e il possibile ruolo della Cina in raggiungimento di una pace stabile e giusta. Tra i temi discussi troveranno spazio anche l'approfondimento del dialogo bilaterale e l'espansione del commercio e della cooperazione economica, come emerge da un discorso video di Kuleba pubblicato sulla piattaforma cinese Weibo. Si tratta della prima visita del ministro degli esteri ucraino dall'inizio della guerra. Il mese scorso una delegazione di alti funzionari ucraini, guidata dal vice ministro degli esteri Andrii Sibilia, ha incontrato in Cina l'omologo Sun Weidong, segnando un tentativo reciproco di limitare i danni a pochi giorni dalle forti dichiarazioni di Volodymyr Zelensky. Intervenendo allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il presidente ucraino aveva accusato Pechino di collaborazione con Mosca per boicottare la conferenza sulla pace in Svizzera del 15 e 16 giugno. Di recente Zelensky ha comunicato l'intenzione di organizzare un altro vertice entro novembre, esortando i rappresentanti russi a partecipare. La Cina conferma la volontà di proporsi come paese determinato a promuovere la pace, come ribadito in più occasioni da Pechino, anche con il sostegno del Brasile, che quest'anno presiede il G20. L'idea è quella di una seconda conferenza riconosciuta sia da Kiev che da Mosca. Una posizione, quella della Repubblica Popolare, reiteratamente presentata come imparziale e neutrale, tanto che anche il capo del Cremlino ha approvato la postura cinese elogiando il ruolo costruttivo della risoluzione della crisi attraverso canali politici e diplomatici di Pechino. Si apre il fronte artico. Due MiG russi si sono alzati in volo domenica sul mare di Barents per cacciare due bombardieri strategici statunitensi B-52H che si avvicinavano allo spazio aereo russo sopra il Mar Artico. Gli equipaggi dei caccia russi hanno identificato l'obiettivo aereo come una coppia di bombardieri strategici B-52H dell'aeronautica statunitense, ha scritto domenica il Ministero della Difesa russo sul suo canale Telegram. Stando a quanto dichiarato dalle forze di difesa russe, i due bombardieri avevano attraversato i cieli di Finlandia e Polonia e, in caso di attacco strategico, il modello B-52 è in grado di lanciare 20 missili da crociera con testate nucleari. Viene fuori che il Pentagono aveva appena deciso di stazionare due B-52H in Romania. E stando ai rilevamenti radar, numerosi altri velivoli sono stati avvistati sopra il Mar Artico. Oltre ai due B-52 a stelle strisce, infatti, i cieli del Mar Artico sono stati più volte visitati dai caccia Global AWACS RQ-4B, da elicotteri francesi stazionati in Finlandia e Norvegia e da numerosi altri velivoli appartenenti alla NATO. Il paradosso dell'ultima ora è che nel contesto delle crescenti tensioni con la Russia, ha fatto sapere la NATO, il blocco atlantico avrebbe messo in massima allerta 500.000 soldati. Da oltreoceano, tanto per gettare altra benzina sul fuoco della guerra, ci tengono a far sapere che gli Stati Uniti sono impegnati a difendere il Giappone utilizzando tutti i mezzi disponibili, comprese le armi nucleari. L'articolo 5 del Trattato bilaterale di sicurezza, hanno spiegato dal Dipartimento di Stato, si applica anche alle isole Senkaku, che si trovano a 170 km da Taiwan, ma sono controllate dal Giappone. A peggiorare la situazione c'è che un aereo da ricognizione RC-135V dell'aeronautica americana è stato avvistato nei cieli della Bielorussia.
Gli Stati Uniti intendono condurre esercitazioni militari nell'Artico in modo indipendente e con gli alleati, per dimostrare la capacità di combattimento nella regione. Si legge inoltre sul documento appena pubblicato dal Pentagono, intitolato Strategia Artica aggiornata. E la guerra è servita. Bangladesh, chiuso internet. In Bangladesh la sentenza della Corte Suprema, che ha rivisto le quote di assunzione riservate ai veterani di guerra, non ha scoraggiato i manifestanti dall'avanzare richieste al governo di Sheikh Hasina. I leader studenteschi hanno detto che non intendono fermarsi prima che il coprifuoco venga revocato e che tutti i compagni arrestati siano rilasciati. Martedì 23 luglio, infatti, è il sesto giorno senza internet in tutto il Bangladesh. La misura aveva fatto seguito alla decisione del governo di stabilire un coprifuoco con l'ordine di sparare a vista per reprimere le proteste che hanno visti coinvolti soprattutto giovani studenti e polizia. Ad oggi si contano più di 160 morti. Cina. Terminato il plenum del PCC. Domenica 21 luglio sono stati pubblicati in Cina gli attesi due documenti finali del terzo plenum. La risoluzione del Comitato Centrale sull'approfondimento delle riforme e l'avanzamento della modernizzazione cinese e la spiegazione di Xi Jinping. Si conferma la sensazione derivante dal comunicato di giovedì scorso. La sessione plenaria del 20° Comitato Centrale consolida un processo già avviato, piuttosto che operare grandi riforme. L'aumento dell'età media della popolazione e il rallentamento della crescita economica, le maggiori preoccupazioni affrontate. La Banca Centrale Cinese ha deciso a sorpresa di tagliare due tassi chiave, con l'obiettivo di sostenere l'economia. Il tasso a un anno, punto di riferimento per i tassi più vantaggiosi che le banche possano offrire alle imprese e alle famiglie, è stato ridotto dal 3,45% al 3,35%. Il tasso a 5 anni, riferimento per mutui ipotecari, è stato abbassato dal 3,95% al 3,85%. La leadership cinese intende inoltre aumentare l'età pensionabile in modo volontario e flessibile, per contrastare le conseguenze del rapido invecchiamento della popolazione. Da tempo la leadership suggerisce di aumentare l'età pensionabile, a oggi fissata a 60 anni per gli uomini, 55 per le donne che fanno lavori da colletto bianco e 50 per le operaie. Ma la misura potrebbe essere accolta in maniera diversa a seconda del tipo di impiego. Terrorismo. Mosca scopre una pista italiana. Esplosivi e detonatori spediti via posta e pronti ad essere utilizzati in attentati terroristici sul territorio della Federazione Russa. In questo modo operava la rete di contrabbando scoperta negli ultimi giorni da Mosca, che seguendo la pista delle indagini è arrivata dritta dritta in Italia e Germania, paesi dai quali sarebbe stato mandato il materiale in questione. Ad annunciarlo è stato ieri l'FSB, il Servizio di Sicurezza Federale Russo, assicurando di avere già smantellato questo canale di rifornimento illegale di esplosivi e di aver successivamente chiesto informazioni alle controparti di Roma e Berlino per poter identificare chiaramente i responsabili del piano e i loro fiancheggiatori. Una richiesta che, almeno per il momento, è rimasta senza risposta. Le autorità russe, che hanno scoperto la rete di contrabbando a San Pietroburgo, riferiscono che i pacchetti sarebbero stati spediti attraverso diversi invii postali, con i congegni smontati e nascosti all'interno di pezzi di ricambio di automobili. L'FSB ha poi ricordato che un canale simile per la spedizione di esplosivi era già stato smantellato nell'aprile dello scorso anno in Crimea. In quel caso le persone coinvolte nel contrabbando erano state arrestate e i servizi segreti russi erano arrivati alla conclusione che i responsabili agivano sotto la diretta supervisione del vice capo dell'ufficio del presidente ucraino. Costui, che all'anagrafe risponde al nome di Roman Mashovets, è da allora inserito nell'elenco dei terroristi ricercati da Mosca e si trova quindi in pole position fra i principali indiziati anche per quanto riguarda la rete appena smantellata a San Pietroburgo.